Esatto. Pubblico di sempre mezzogiorno, aspettatevi oggi a un turbinio di cose. Cioè, cambiano, come si dice, cambiano gli addendi per non cambiare niente, insomma, cambiano le posizioni. Noi. Oggi volevamo iniziare, siccome Fulvio fa i bomboloni, cioè i crafele, volevamo dedicare proprio tutta la prima parte alla spiega e alla, anche la così così sì, mangiamo, perché sennò poi non riusciamo mai a mangiarli a fine puntata, dei bomboloni. Sono molto d'accordo, ci prendiamo guarda, il nostro tempo. Guarda, sono d'accordo, sia per Segani, Alfio, il trio delle meraviglie, Lorenzo Biagiarelli, la dottoressa Evelina Flacchi, è già seduta. Perché è sempre un bel vedere il nostro Giampiero. Fantastico. Allora, bene, allora partiamo andiamo, con l'impasto. Allora, iniziamo con i bomboloni. Mm. Quindi, i bomboloni, che poi i crafen, i bomboloni, ognuno ha delle leggere differenze. La storia narra, però, che arrivano dall'Austria, no? I famosi crafen, e poi piano piano ce li portiamo in Toscana, iniziamo a rielaborarli, li portiamo in Romagna, li portiamo a Roma, ognuno con nome diverso e qualche differenza. Oggi li facciamo con farina tipo zero, le uova, 15 grammi di lievito fresco di birra e iniziamo a mescolare. Importante è aggiungere i liquidi piano piano, quindi vedi che io mi sono diviso le uova, l'acqua e il latte, ok? Quindi mettiamo tutti e tre oggi per dargli, diciamo, la leggerezza dell'acqua, ma poi in realtà il gusto del latte e anche la consistenza poi appunto delle uova. Quindi andiamo con il latte. E quando tu intendi latte, sempre latte intero? Bravissima, vero? Io quando intendo latte intendo sempre latte intero. Naturalmente possiamo sostituire le quantità di latte anche con dei latti vegetali, no? Certo. Naturalmente ogni latte dà poi una consistenza leggermente diversa, ma quando dico latte intendo sempre latte intero. Ho messo anche l'acqua, quindi vado con i liquidi. Vedi, importante è... messo farina, uova, poi latte brava, e poi acqua. I liquidi. E questo cosa succede? A questo punto noi a casa dobbiamo impastare e fare attenzione, nel senso che subito ci serve, sembra che ci serva altro liquido. Esatto. Però se ne mettiamo troppo subito, noi andiamo poi effettivamente magari a rendere il nostro impasto troppo morbido. Quindi dobbiamo avere pazienza sia che lo facciamo. Sai che poi c'è una cosa importante che tu dici? Perché ad esempio quando io arrivo a questo punto e vedo che secco, la tentazione è quella di dire ci aggiungo dell'acqua. Bravissima. Invece no, lavoriamolo prima. Lo lavoriamo prima e solo al momento, vedi che io adesso ho già inserito le mani e vado proprio a far sì che la farina, tutta la farina entri in contatto con il liquido. Dobbiamo arrivare ad avere un impasto abbastanza corposo, anche perché poi se ci serve acqua è dopo che metteremo l'acqua o il liquido, proprio perché a questo punto andiamo ad aggiungere il nostro zucchero. Lo zucchero è un ingrediente importantissimo, però è anche un ingrediente non facile da gestire, perché lo zucchero, come il sale, assorbe l'acqua, quindi ci porta via dall'impasto la nostra acqua, quindi dobbiamo inserirlo poco dopo, cioè non subito. Quando noi iniziamo ad impastare lo facciamo senza zucchero e facciamo prendere l'acqua alla nostra farina, dopodiché lo zucchero andiamo ad aggiungerlo dopo, così non andrà a rubare ulteriore acqua al nostro impasto. A questo punto, se vediamo che è troppo asciutto, ora ti faccio anche vedere, andiamo ad aggiungere un pizzico d'acqua, ma solo qui un po' di acqua, un po' di latte. Non prima. Non prima. Quindi con lo zucchero. È importante, soprattutto quando si parla di questi impasti, diciamo, molto ricchi, perché se li sbagliamo poi abbiamo difficoltà a lavorarli. Guardalo qua. Andiamo con il sale. Vedi? Il sale ha la stessa funzione dello zucchero come assorbimento di acqua igroscopico, però solitamente il sale ne mettiamo molto meno nell'impasto, no? Esatto. Qui abbiamo 20 grammi, 10 grammi di sale, scusami, e quindi non ce ne accorgiamo, mentre invece lo zucchero lo sentiamo, perché certo, i grammi sono di più, in questo caso abbiamo 100 grammi. Impastiamo e andiamo con la scorza di limone, in questo caso, quindi non abbiamo burro all'interno, andiamo a finire di farlo impastare. E qui dobbiamo andare per circa una decina di minuti, no? Naturalmente a casa dobbiamo far sì che il nostro impasto sia bello liscio e omogeneo, quindi importante avere un risultato finale che ci dia la possibilità di lavorarlo bene. A questo punto, quando l'abbiamo impastato bene, andiamo direttamente in frigorifero, 12 ore. Perché? Perché la parte in frigorifero ci dà la possibilità di rendere più plastico il nostro impasto, guardalo qua, vedi che impastandolo bene poi riusciamo a lavorarlo. I passaggi in frigo sono fondamentali, magari un po' lunghi sembrano, però poi in realtà ci danno la possibilità. Vabbè, una notte, uno li fa la sera, li mette lì. Esatto, e poi dobbiamo entrare nell'ottica che ci possiamo dividere il lavoro con la panificazione. Esatto. Cioè, magari fare tutto insieme nello stesso momento ci dobbiamo impegnare l'intera giornata. Invece se spezzettiamo il lavoro piano piano, riusciamo a lavorare meglio. Ho messo un po' di farina sul banco, vedi, da una parte e dall'altra,
E che cosa faccio? Stendo piano piano il nostro impasto. Che vedi, è maturato, lievitato piano piano. Oggi, lo ripeto, facciamo vedere subito qui i kraffen come vengono. Esatto. I kraffen pronti. Perché anche data l'ora vorremmo mangiarli. Eh sì. Ecco, cioè così. Io c'ho Alfio che allora, continua facciamo una fame. Cosa. Intanto che tu stendi la pasta, che l'abbiamo visto fare molte volte, no? Non c'è, certo. È un passaggio abbastanza semplice. Ti faccio vedere uno spessore, ma è molto semplice. Allora, gold, meno di un minuto. Eccoci di nuovo in onda, sono le 12.05 e noi oggi, stravolgendo un po' le nostre solite abitudini, stiamo facendo subito in apertura con Fulvio Marino questi meravigliosi bomboloni o kraffen. Sì, o le bombe che vengono. O le bombe, eccetera. Allora, abbiamo già visto tutto, abbiamo già messo in frigo 12 ore il nostro impasto e adesso lo stavamo tirando. Lo stavamo tirando, stendendo. L'importante è qui lavorare. Abbiamo una pasta fredda, anche questa è la funzione del nostro frigorifero, lavorare sempre con impasto freddo, perché questi impasti, se sono troppo a temperatura ambiente, si appiccicano tantissimo e non riusciamo più a lavorarli. Andiamo a stendere, io l'ho già iniziata un po', andiamo a stendere bene l'impasto con il mattarello, che abbia uno spessore omogeneo di non più un centimetro, non più di un centimetro, guarda. Bisogna andare un po' di mattarello. Esatto. La pasta potrebbe anche tornare leggermente indietro, ma è tutto normale, anche perché noi ci prendiamo il nostro tempo. E poi, che cosa facciamo? Li stampiamo. Facciamo con un coppapasta, in questo caso un coppapasta da 10 centimetri, andiamo a stampare, anzi facciamo così, un pochino di farina. Così questo non serve stampata, a casa, bravissima. E andiamo a stamparli, guarda. È bene che tu faccia vedere le cose, esatto, un po' come a casa, con i possibili errori che si possono che fare. Che si possono fare, vedi, ce li mettiamo piano piano qua. Chiudiamo bene. Quindi l'impasto dei bomboloni in realtà è molto semplice, è a parte la lievitazione di 12 ore, zucchero, ma poi, farina, sale. Ma poi la lievitazione, uova, diciamo, questo riposo di 12 ore, lo possiamo anche ragionare un po' a seconda delle nostre, dei nostri tempi, no? Possiamo anche ridurlo anche solo a 6 ore. Però io trovo che 12 ore sia molto comodo per farlo la sera prima e il giorno, giorno dopo facciamo, esatto, i nostri bomboloni. Siamo pronti. È solo importante avere una sorta di organizzazione, come quando si fa la linea degli ingredienti e si preparano tutti gli ingredienti. Quando si fa il pane, oltre a fare la linea degli ingredienti, bisogna anche magari con un'agendina scriversi i tempi in modo da non sbagliarsi. Allora, li andiamo a stampare così. Senti, anche più di 12 ore possono stare? Massimo 18, brava. Ok, esatto. Perfetto. Questa pasta qua, che cosa facciamo? La rimpastiamo e ne facciamo la altre. La stendiamo e la facciamo l'altra. Certo. Naturalmente non si butta assolutamente via niente. Prendiamo la nostra teglia. Quanti bomboloni vengono con questo chilo di farina? Con mezzo chilo di farina vengono 12-13 bomboloni. Poi a seconda del coppapasta che si usa. Certo. Io adesso naturalmente a seconda della grandezza, diciamo, del coppapasta, io li metto qua vicini. Poi in realtà, anzi, facciamo le cose ben fatte. La cosa migliore è lasciarli un po' più lontani. Larghi, perché poi si grandiscono. Esatto, li mettiamo qua e li facciamo lievitare per circa 3 ore a temperatura ambiente, guarda. E li abbiamo qua. Vedi, fai vedere, da così... Da così diventano così. Prima del trucco, dopo esatto, il trucco. Però non è ancora finito, qui abbiamo messo il fondotinta, ecco. Esatto. Ancora all'inizio. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a friggerli. Importante per i bomboloni è avere, io ne ho già fatti un po' prima, l'olio deve essere non più di 160 gradi. Perché? Perché se ce l'abbiamo un po' più alto, magari certe volte quando friggiamo anche la pasta di pane o la pizza fritta siamo anche un po' più alti, ma qui ci sono le uova, c'è lo zucchero, rischiamo poi di farli diventare molto colorati fuori e dentro che rimangano crudi e poi non riusciamo a fare la farcitura soprattutto, no? Esatto. Quindi che cosa facciamo? Perché il bombolone, il kraffen va farcito. Esatto, andiamo a... Li facciamo lievitare naturalmente 3 ore e poi li andiamo a mettere nell'olio. Che olio consigli? Io uso un olio di semi per frittura, quello è quello che è diciamo quello migliore. Li andiamo a mettere dentro e anzi, Alfio, che avevi fame, vuoi venirmi a aiutare? Alfio, dai, su. Li friggiamo. Figurati quello, vai, se non arriva con me. Alfio. E poi, guarda, io qua Antonio ho già fritti un po', mentre Alfio prepara quello. Alfio frigge. Volevo farti vedere, guarda, guarda una che cosa. Meraviglia. Guarda che belli, come sono morbidi. Guarda qua. E io, qua, ti faccio vedere una cosa. Prendo solo le forbici e faccio così, faccio un buchino per agevolarci a casa. E ci mettiamo dentro. E ho della confettura, guardala, dentro. Lamponi. Sì, però poi insieme alla confettura facciamo il variegato. Ci mettiamo la crema. Volendo uno ci può mettere quello che vuole nel kraft. Ah, che belli. E adesso se ti piace. Matti. Io te li metto qua. Da matti. Ma adesso... puoi anche decidere di mangiarli se vuoi, eh.
Ma adesso che abbiamo cambiato, no, questo blocco un po' all'inizio così, l'assaggio è come subito, va, no? L'assaggio è diciamo subito, che possiamo no. darne una perché dobbiamo sì. preparare il piatto, diciamo, della Ma tavola io, finale. Io mi sono preparato, eh. Ah, tu il piatto ce l'hai già? Ce l'ho. E allora Lorenzo, sì, puoi venire a assaggiare. Allora. Intanto il assaggio. Io chiede, cioè. Vai, vai, sta arrivando, bravo. Voglio spiegare che solo perché non avevo capito, cioè non era, io voglio una finalità. Senti come sono belli morbidi sì. e friabili. Vai Lori. Ma, tieni. No, okay. faccio una. Allora questo lo assaggio io? Ma... E lui sta là a friggere? Sì, perché sennò me li mangia tutti. Sono pazzeschi comunque. Mamma mia. Kraft, bomboloni, bomboloni, Kraft, Kraft.